Sono 104 le donne uccise in Italia dall'inizio dell'anno, 2 su 3 sono vittime del compagno o dell'ex, un numero alto ma in calo, come anche i casi di stalking e maltrattamenti in famiglia. Resta molto da fare. Ascoltiamo le parole del ministro dell'Interno Piantedosi. Quando gran parte di questi episodi avvengono per l'appunto in ambito familiare affettivo o trovano morte le vittime per la mano del partner o dell'ex partner, credo che ci sia la rappresentazione plastica del fatto di quanto sia la logica della sopraffazione, la discriminazione, quindi il retaggio culturale negativo che sia la caratteristica più che il numero di questi episodi.